Principe dei salumi abruzzesi, la ventricina rappresenta una tentazione fortissima, col profondo legame con un territorio vocato alla sua produzione. L'Alto Vastese è infatti ideale per la produzione dell'insaccato, che necessita per la sua stagionatura di un microclima particolare, arioso e asciutto, e le correnti della Maiella, le colline, quote non superiori ai 1000 metri a sud-est d'Abruzzo al confine col Molise sono ideali. Ovviamente presidio Slow Food. Il viaggio del TG Max alla scoperta della ventricina ci porta a Carunchio, meno di 1000 anime, una tradizione inscindibile nel consumo del maiale, la ricchezza del mondo contadino e di cui nulla si butta. Luciano e Domenica dell'azienda La Genuina ci accolgono con grande ospitalità. La lavorazione è quella di un maiale nero, razza autoctona riscoperta da qualche anno che ben si presta ad un'ottima ventricina. I maiali neri vivono allo stato brado e sono meno grassi rispetto ai più diffusi bianchi. Si separano le parti più nobili, le cosce, il lombo, le spalle, che sono prima attentamente dissossate e private delle parti più dure, poi sezionate in piccoli pezzi a punta di coltello. Si condiscono con sale, polvere di peperone dolce, ovviamente di Altino, finocchietto selvatico. Si insacca l'impasto nella vescica di suino, badando di pressarlo bene per far fuoriuscire l'aria, e si ottiene una palla di 1 o 2 chili che sarà posta nella rete, legata a mano, poi appesa ad asciugare. La ventricina si stagiona in un ambiente ventilato e fresco. A 3 mesi si pulisce la superficie esterna dalle muffe e la si ricopre con lo strutto. Inebriante, profumata dal colore che salta all'occhio, la ventricina è il vero trionfo del porco, frutto di sapienza antica di chi ha fatto di questo salume una vera e propria arte, apprezzato dai buongustai di tutto il mondo. Perché piace tanto la ventricina? Non lo so. Non lo so, perché forse sarà per la sua non lo so, storicità, sarà per il suo colore rosso, sarà per il suo sapore, saranno tante cose messe insieme che al primo impatto desta qualche sospetto, poi alla fine ci si fa il dente e tutti la chiedono, meno male, perché se no dovremmo cambiare mestiere. Quanto è conosciuta la ventricina? Ma con, diciamo che gran parte del lavoro è stato fatto pure col presidio Slow Food della Ventricina. Mo abbiamo creato pure un'associazione produttori come loro di Altino, e diciamo che facciamo di tutto per continuare a far conoscere sempre di più questo prodotto. Anche a livello internazionale è conosciuto? Certamente, europeo, abbiamo molte richieste, non tanto dalle persone delle persone straniere, ma più da persone italiane che si sono stabiliti là, hanno fatto un ristorante, un ingrosso, un negozio, allora loro ce ne richiedono un bel po'. Se dovesse trovare qualche aggettivo, l'ultima, per descrivere la ventricina, da assaggiare, basta. Com'è? Buono. Buonissimo.